Commenti qui sotto. Cosa ne pensate di questo acquisto clamoroso del Monaco di Marconi a 6 mesi dalla fine della carriera su FIFA 21? Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo episodio della carriera. Lo so, me lo ricordate sempre che è uscito FIFA 22 e io vi ricordo sempre che dobbiamo prima finire la carriera su FIFA 21, che questa settimana per davvero usciranno 2 episodi, uno oggi che è mercoledì e poi ne uscirà un altro sabato. Mentre uscirà quel video sabato, io vi ricordo anche che sarò a Milano al centro sportivo Bettinelli al derby degli youtuber, cioè non mentre uscirà il video, che il video esce alle 13.02, io alle 16 assieme a voi se siete di Milano sarò appunto al derby degli youtuber, che poi sul canale uscirà il 7 novembre. Quindi signori miei, vi aspetto se siete di Milano, altrimenti godetevi la carriera e aspettate il video finale. È stato un episodio lo scorso molto ricco di avvenimenti dal punto di vista di risultati e di futuro, perché il Dortmund sarà il nostro avversario agli ottavi di finale di Champions League. Poi vi ho dato una chicca importante, perché vi ho detto, vi sorprenderà, ma ho scelto comunque sia di non fare mercato a gennaio. Solo che voi non avete gradito tanto questa cosa, o meglio, qualcuno sì, molti altri no. E quindi mi avete suggerito di muovermi soprattutto a centrocampo. C'è chi mi ha detto anche in difesa, soltanto perché Ruben Dias ha sbagliato l'ultimo episodio. Ragazzi, non è che se uno sbaglia 3 partite allora lo vendiamo. È fortissimo Ruben Dias, si è inserito bene e difensivamente stiamo bene. Come offensivamente, Ben Yedder domina qualsiasi cosa. Fekir, che al primo anno, anzi ai primi 6 mesi, ha segnato già 8 gol. E allora io mi sono detto, va bene, rinforziamo questo centrocampo. Ben Yedder! Va a cercare Pellegrini che si lancia e poi gira! Pellegrini! Un gol pazzesco! Pazzesco di Pellegrini! Queste sono le finanze di cui disponiamo. Questi invece sono i calciatori che ho inserito nel lubrimercato. Pogba c'era già da quest'estate. Ho inserito Zielinski, che tra l'altro è già in Francia perché è un giocatore del Lione. Dal 2021, non temete, quindi volendo possiamo prenderlo. Milinkovic Savic e Corentin Tolisso, che sarebbe insomma un bel ritorno, così come Zielinski. Chiaro che dobbiamo riflettere bene, perché io vado sempre a mixare realismo e qualche colpo pazzo, insomma, perché credo di essere su YouTube, non me ne vogliano gli altri, quello a fare le carriere più realistiche, e lo dite voi in primis. Però poi sono lo stesso che Ronaldo alla Roma lo prese, per dire, quindi colpi che ogni tanto sono fattibili. A questo punto, se si parla di colpi costosissimi, Pogba o Milinkovic-Savic? Proprio per lasciare il passato al passato. Cioè io Zielinski e Tolisso li ho dovuti inserire, però non è detto che... Cioè è ovvio che se riusciamo a prendere Milinkovic o Pogba... uno, novità, ed è giusto che sia così. Due, Milinkovic e Pogba, ok? No, giusto per chiarire. Ragazzi, io parto da Pogba, voglio il colpo pazzo. Ci provo, contatta per acquistare. Eccoci qui, tu dovresti essere... Kuman, che non gli somigli neanche per sbaglio, neanche dopo un intervento plastico. Comunque, allora, valutiamo lo scambio giocatori, chiaramente con un centrocampista. E McKennie così tanto vale? Perché va bene che ha fatto tripletta nell'ultimo episodio, di cui doppietta di testa, però se partisse McKennie non sarebbe uno scandalo. Quindi direi McKennie più 30 milioni. Sono d'accordo, ma vogliono 81 milioni e alzo a 70. Hanno già fatto il prezzo per Pogba. Poi odio quando gli allenatori, cioè tipo io adesso, il mio alter ego, se ne esce e dice: questa è la nostra ultima offerta. Ma chi te l'ha detto? Ma stai zitto, non è l'ultima. Cioè l'ultima sarà eventualmente questa o la prossima. Vedi, è la nostra, ma non è vero. Io posso alzare eventualmente, cioè decido io, non tu. Siamo disposti a 76. Vedi questo? Cioè magari ti cascano i capelli, oh. Ma cioè 76 e non 75. Sei una persona orribile. Accetto, però sono scesi. Adesso dobbiamo trattare con Pogba. La sentite? Questa musichetta? Ecco, non c'entra nulla, quindi torniamo con quella che metterò io in fase di montaggio. Perché signori, il momento è cruciale. È cruciale come il ruolo di Pogba se arrivasse. E quindi andiamo avanti. Magnifico, dicono loro. Dai capelli, Paul, complimenti. 3 anni di contratto, va bene. Tanto ci restano 6 mesi in questa carriera e siamo già in ritardo di 3.
per l'uscita di FIFA 22. Facciamo 2,70. Quindi guadagna quanto guadagna il Barcellona e un bonus di 3, che lo metto un po' a tutti, di ingaggio. So che sto spendendo, ma so anche che ci restano 6 mesi. Se vogliamo fare il colpo lo facciamo, e quindi proviamoci, signori. Mi sembra un'offerta equa. Paul Pogba è un nuovo giocatore del Monaco. Commenti qui sotto. Cosa ne pensate di questo acquisto clamoroso del Monaco di Marconi a 6 mesi dalla fine della carriera su FIFA 21? Pogba che prenderà il numero 20, perché il 6, che è il suo numero, è già occupato da Ruben Dias. E anche qui, per realismo, a metà stagione non cambiamo. Quindi 20 a Pogba. Ed eccolo qui, Paul Pogba, che si scalda il piede per l'esordio subito titolare, perché c'è la 20ª giornata di Ligue 1, c'è il giro di boa. Vi leggo un po' di numeri: 11 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte, 49 gol fatti, 27 subiti, differenza reti di più 22, punti che sono 38. Questo il nostro girone d'andata, perché è tempo di tirare le somme per capire che non siamo andati male, ma che non siamo neanche sufficientemente forti. Non lo siamo stati, perché siamo al terzo posto in classifica con 38 punti, come detto, il pari è a 45. Dobbiamo e possiamo fare di più. Inizia oggi la seconda parte della stagione, quella semplicemente decisiva. Ayorke riesce a trovare un corridoio per mandare in porta Sissoko, esce Lecomte, ma non basta. 1-0 Strasburgo, minuto 13. Lascia il pallone a Sissoko orizzontalmente, Bellegarde, Allan respinge, poi Pogba subito per Fekir. Vediamo se c'è spazio, perché in teoria c'è, e allora pratichiamo il tutto con la corsa di Onyekuru alla sua maniera, fino in fondo. Apre il piatto e stavolta Ulreich dice no, che gliela porta via. Prova ad inserirsi con le cattive il polpo, che fa ripartire il Monaco. E allora Onyekuru guarda Ben Yedder. 1-2, tanto campo per il 7 come nel primo tempo. Va Onyekuru, guarda il portiere, calcia in porta, respinto ancora da Ulreich. Cross al limite per l'inserimento di Van Ginkel. Lecomte in due tempi, e allora tiene a galla il Monaco. Intervento pazzesco tra l'altro di Lecomte, però bisogna accelerare e ripartire. El Shaarawy deve scambiare con Tchouaméni, tocco di ritorno per il Faraone, la sua mattonella da lì ha già segnato la Juve, rientra. Occhio a Stefan, Ben Yedder, spalle alla porta, cerca un compagno, c'è Pogba servito, vediamo se va il polpo. In area sempre Pogba, indietro per Ben Yedder, si gioca in orizzontale, poi El Shaarawy è solo in area, scalcia Stefan, calcia Stefan, sempre al 92, come alla Juve. Segna un gol pesante, quello del pari, quello che può cambiare la storia di partite già conosciute. E finisce così 1-1, chiaramente due punti persi, non ci sono dubbi al riguardo, però ripeto, può far bene pareggiarla così all'ultimo. Soddisfatto dell'esordio di Pogba, che chiaramente si deve inserire, non ha fatto una partita clamorosamente da ricordare, ma ha fatto il suo, è cresciuto la distanza. E allora adesso, testa alla prossima. Intanto vi segnalo che Balloture partirà alla fine della stagione direzione Sporting, perché era in scadenza, gli hanno offerto un precontratto. Per me va bene, perché la nostra avventura sulla macchina delle Monaco finisce alla fine di questa stagione, quindi l'importante è che lui si concentri negli ultimi 6 mesi. A proposito di 6 mesi, come vedete ci sono i 16esimi di finale di Coupe de France. Se siete d'accordo, mi auguro lo siate, li simuliamo, perché la Coppa di Francia forse è l'unica cosa che ci interessa meno in questa stagione. Ora, con tante seconde e qualche terza linea, come vedete ci prepariamo a giocare questo 16esimo di finale, anzi a simulare velocemente. Quindi vediamo subito che succede, senza perdere troppo tempo. L'avversario è fattibile e battibile, infatti così è. Segnano Onyekuru, Wenzel Holz e Onyekuru, quindi doppietta da parte del francese. Passiamo il turno, ottavi di finale di Coppa di Francia. Occhio, perché El Shaarawy, proprio dopo la doppietta di Onyekuru, si lamenta perché gioca poco. Io lo amo, infatti il tuo posto in squadra non è a rischio. Però voglio dirti questo, perché è vero, cioè questo secondo me fomenta un po' di più rispetto a dire no, non giochi, ma tanto non ti preoccupare che il posto non è a rischio. Io credo che lui debba giocare, che giochi. È uno che subentra, penso sia quello più subentrato. Però magari è con che titolare potrebbe far bene, magari già dalla prossima. La regia va su Zielinski, perché l'abbiamo cercato e alla fine abbiamo preso Pogba. Quindi sarà la partita anche di questi due, oltre che naturalmente ci auguriamo del capitano. Pessima prestazione
nell'ultimo match di campionato, stasera deve provare a rifarsi contro l'avversario del record, la squadra con cui segnò quel 47esimo gol. Poi apre in zona Stefano El Shaarawy, decisive le sue ultime partite, qui vuole triangolare con Fekir, il pallone diventa buono per Pogba, limite, destro a giro, Lopez! Touré ancora a leggere, tanti errori in uscita del Lione, quindi El Shaarawy, subito Ben Yedder, sinistro sul palo! Marcos Alonso vuole il cross, Ruben Dias, ancora a chiudere, e allora Salemakers a spingere il contropiede, la può portare, movimento di Fekir, quello di Ben Yedder che però non parte più, quindi Salemakers la tiene. Ben Yedder, ora parte Fekir, servizio per lui, in area, Fekir, Lopez, Salemakers, fa 1-0, facile facile, Tapin vincente, entra dalla panchina al posto di Doku e segna un gol pesantissimo. Fa correre Niang, altissimo e sbilanciato il Monaco, attenzione a Mbaye Niang in area, vuole tornare sul destro, non glielo concede il solito Ruben Dias. E poi Pogba, non troppo cattivo sull'avversario, insiste Lione, Paquetà, pareggio del Lione, deviazione decisiva di Koundé e palla in porta, beffato Lecomte. Interviene Koundé che gli strappa il pallone, quindi Pogba dentro Verschkaren, movimento di Ben Yedder, riparte Verschkaren, dentro anche Pogba che si inserisce, uno contro uno di Pogba, destro del Polpo che segna il primo gol con la maglia del Monaco ed è un gol di una pesantezza unica, 2-1. A pennellare il pallone verso Alonso, palla che rimane lì, l'ha colpita sempre Ruben Dias che ha fatto una partita semplicemente illegale, ma dobbiamo far uscire questo pallone, non esce, sesto di recupero, bisognerebbe fischiare in teoria, altro cross, Ruben Dias, Allan, via questo pallone, finisce qui, vince il Monaco, sofferenza incredibile, più nel finale che in tutta la partita, 2-1, stretta di mano tra i due allenatori, ragazzi questa è una vittoria pesantissima. Verticale per Aldair, poi l'inserimento di un compagno, ha chiuso ancora una volta un super Ruben Dias che nelle ultime settimane è tornato quello che ci ricordavamo, e poi Pogba fa ripartire El Shaarawy, si muove subito Fekir, lo fa anche Ben Yedder che non ha ancora segnato nel 2023, prova adesso l'inserimento, Wissam, sinistro, chiamatissimo, il primo gol nel nuovo anno solare del capitano, sono 17 in campionato. Interviene bene Allan in copertura e quindi Pogba, guarda Ben Yedder, palla verticale che filtra, uno contro uno con Raton, va il capitano, esce Raton, cucchiaio e 2-0 Monaco, facile facile. Un po' di metri per andare, li sfrutta e poi manda in porta Fekir, fa una foto al portiere, sfascia la porta, 3-0. Scambia con Pogba, può salire il faraone. Verticale Ben Yedder, Shaarawy però fa tutta la corsia, sa che lo può fare, sa che lo sa fare. Va il faraone fino in fondo, anche perché il campo è finito, lui non perde il pallone e lo mette in porta. Mamma mia, che gol del faraone, poker del Monaco, ci ha preso gusto il 92. Apertura del Polpo in zona Florenzi. Doku, di ritorno per Florenzi che parte largo, corre verso la porta il 24, calcia e segna un gol meraviglioso. Chapeau anche a Bello De Nonna, se non sbaglio il primo in campionato. Finisce il recupero, finisce la partita, manita pokerissimo del Monaco che si presenta nel modo migliore possibile a una grande classica del calcio francese. No, in realtà, però comunque è una partita importante, grande classica, se fossimo stati il Paris Saint-Germain ci sarebbe stato le classiche, già avete capito di che partita si tratta. Affrontiamo il Marsiglia ed è una prova sicuramente molto interessante per capire a che punto siamo. Buonasera dal Louis II e benvenuti alla 23esima giornata di Ligue 1. Abbiamo davanti un avversario forte, ma noi anche lo siamo, oltre ad essere consapevoli e motivati, perché l'obiettivo è chiaro. Tra le linee Paul Pogba cerca un'idea, trova Ben Yedder, movimento di Fekir, servito in area, Fekir la porta sul mancino, prima mette a sedere Mandanda e poi fa godere il Louis II, 1-0 all'11esimo col gol numero 10 in campionato del 22. Westwood, orizzontale per Kor nel cuore del centrocampo, apertura per Toven, mette giù, sterza, Toven dentro e Kor
pareggia la partita. Esce male Lecomte, stavolta segue male la parte centrale della nostra difesa. 1-1 al 21. A destra corre anche Doku, servito sui piedi. Corridoio centrale soprattutto per Fekir, poi ci sarebbe il Sharawi, servito, occhio a El Sharawi, che ormai non sbaglia più, batte ancora Mandanda e riporta avanti il Monaco alla mezz'ora 2-1. A destra sale Florenzi, Doku lo vede, palla in zona Ben Yedder, occhio a Florenzi che attacca la profondità, palla morbida, occhio al petto e poi la girata che diventa un cross in zona El Sharawi. La rimette dentro, Sakai, di mano, calcio di rigore. La rincorsa del capitano che calcia, spiazza Mandanda, mette in porta il pallone. Sono 19 in campionato, 3-1 Monaco. Poi insiste il Marsiglia con Gunter, cross e 3-2 Guardiola. Dentro Ben Yedder, fuori Pogba, Fekir morbido a cercare Wissam, Mandanda e poi facile e in posizione regolare Paul Pogba, secondo gol con la maglia della Monaco, ma soprattutto 4-2. Salemakers appena entrato, movimento di Pogba, dentro Tchouaméni, lo vede il polpo, cross, secondo palo e facilissimo anche il tap-in di Aurélien Tchouaméni, appena entrato fa 5-2 e chiude la partita e finisce così 5-2 per un convincentissimo Monaco contro il Marsiglia. Occhio perché le stiamo affrontando tutte adesso e vi spoilerò già che la prossima di campionato sarà contro il Lille, contro cui abbiamo perso nello scorso episodio ed era l'ultima giornata del girone d'andata. Finora il girone di ritorno è positivo, però attenzione a fomentarci per le vittorie che abbiamo ottenuto fino adesso, perché anche nel girone d'andata abbiamo vinto tante partite, ma poi non abbiamo dato continuità nei momenti chiave. Ebbene, questo è un momento chiave. È la 24esima giornata, di fronte abbiamo una squadra che ci ha battuto all'andata, il Lille. Era la 19esima e praticamente non eravamo scesi in campo. Oggi siamo a più 7 sul Lille e a meno 7 dal Paris Saint-Germain. È come fosse un crocevia simbolico. Dobbiamo scegliere se continuare a lottare per la Champions o sognare realmente lo scudetto. Su Maure, attenzione che ci apriamo centralmente, l'abbiamo fatto anche all'andata. Vediamo se qualcosa l'abbiamo imparato. Inserimento di Jonathan David che va al cross. Alario per l'1-0. 6 minuti sul cronometro, avanti il Lille al Louis II. Alessandro Florenzi, movimento verticale di Doku, bandierina che rimane giù e quindi tutto regolare. Occhio a Doku, guarda in mezzo, mette dietro il pallone, Wissam con il destro, fa subito 1-1 e va a raccogliere il pallone. Pareggiamo immediatamente e adesso ribaltiamola. Florenzi, si muove Doku, pallone centrale per il belga, che vuole, trova Ben Yedder, sale Pogba, con il tacco, Onyekuru, guarda la porta e non la trova. Sta intervenendo Ruben Dias, il tocco è centrale per Soumaré. Araujo, verticalmente per Jonathan David, che va sul destro, Koundé lo chiude, insiste e segna. Jonathan David riporta avanti il Lille, incredibile, perché il Monaco ha appena avuto una chance enorme con Onyekuru. Florenzi aspetta e chiude benissimo sul numero 29, vuole anche ripartire, lo fa bene Bello De Nonna, costo costa di Florenzi, lo insegue Bradaric, in area di rigore ormai Florenzi che tiene anche con il fisico, guarda dentro e crossa per Ben Yedder, ma che cosa ha fatto Florenzi, poi il capitano, ormai è un'abitudine, 2-2, 21 in campionato, chapeau ad Alessandro Florenzi per il costo costa. Scambia con Yazici, Aiwoni, occhio al limite, David dentro per Yazici, cosa ha preso Lecomte, che cosa ha preso Lecomte. Araujo, ultimi 22 minuti di partita, attacca ancora il Lille con Araujo, cerca un'idea per andare, lo rincorre Allan, poi il tocco è per Jonathan David che calcia fortissimo e calcia in porta, gol del 3-2, doppietta dell'ex Ghent e adesso si mette male. Bradaric, Soumaré, morbido dentro, Ruben Dias, poi Allan, palla che rimane lì e il Lione ha vinto la partita. Però non è giusto fischiare, non è giusto fischiare, quantomeno spero che non siano fischi diretti al Monaco, perché abbiamo giocato contro chiunque in questo episodio, abbiamo sbagliato soltanto questa partita, forse siamo arrivati un po' più stanchi, qui gol evitabile ma conta poco. David,
dentro per Awoni, prova a intervenire Ruben Dias che resta a terra. Awoni passa, guarda le Comte, pallonetto 5-2. Gira su Touré, Pogba, Allan, qualche metro palla al piede, poi subito dentro verso Fekir che ha grande passo per andare. Fekir sterza sul mancino, apre a giro, bacia il palo e fa 1-0. Si riparte da qui. Palla ancora al Faraone, tiene botta, sempre il Sharawi che la porta a spasso. Guarda dentro dove c'è Ben Yedder, crossa benissimo per il capitano che fa 2-0. Che palla di Stefano El Sharawi e poi non mi sorprende il 22esimo gol in campionato di Wissam. Brusai, inserimento di Cardona, lascia ancora Brusai dentro il pallone, Cardona anticipa Koundé e segna il 2-1 al minuto 8 del secondo tempo. Garcia dentro per Eri, occhio che c'è un po' di campo per Brusai, esce Le Comte sul cross ma segna lo stesso Sobrino al minuto 84. È un gol pesantissimo subito dalla Monaco che ha amministrato per tutto il secondo tempo subendo un solo tiro in porta, quello del 2-1, ma incredibilmente prende il gol a 6 dal 90esimo, incredibile. Palla verticale per Sobrino, traversa del Brest al 91esimo su 2 di recupero. Salemakers per forse un'ultimissima azione disperata del Monaco, a 20 secondi dal 90esimo deve prendere la corsia e lo fa con dentro Ben Yedder, non so con quali forze Alexis Salemakers, e infatti lo rimontano, sempre lui che sterza, si dimentica il pallone, non riesce a darlo dentro, la partita in teoria è finita e in pratica pure 2-2. Forse il momento in cui il Monaco dice addio allo scudetto. Che sale Maiga, calcia subito Le Comte, Mezzi in vantaggio, tocco dentro ancora Anguete in mezzo Aguilar a salvare il Monaco dallo 0-2. Siamo veramente brutti in questo periodo. Poi Tchouaméni toglie il pallone a Ruben Dias, dobbiamo rimediare in tutti i modi. Occhio a Payot dentro per Maiga, Le Comte, poi insiste Niané che tiene il pallone in campo, riesce a crossare, traversa. Sta succedendo qualcosa di incredibile e poi Maiga. E poi Maiga! E poi Maiga! Wenzelholz gira su Fekir, che prova ad andare, si libera Wenzelholz centralmente, riceve il pallone e calcia in porta, segnando il gol del 2-1. Tchouaméni, Allan, guarda la porta, la cerca, traversa! A destra per Doku, che può accendere il motorino, sempre Doku, guarda in mezzo, crossa Ben Yedder sulla traversa, è già la seconda del Monaco. Quante ne vogliamo prendere? Niané, Payot, poi Maiga, occhio al cross, Jade, 3-1 per il Metz al 52esimo. Pogba, Onyekuru, vuole andare in velocità il 7. Guarda il portiere che non esce, ora sì, ma segna lo stesso Henri Onyekuru. 3-2. Si muovono in due. Allan al limite, guarda anche la porta e la cerca, prende il difensore che la prende di mano. Ed è il minimo che ci possa succedere in questa partita a favore dopo quello che c'è successo contro. E le due traverse, calcio di rigore. 3-3. Il pareggio di Fekir che dovrebbe prendere il pallone e portarlo a centrocampo perché c'è poco da esultare. Ben Yedder porta a spasso il pallone, Fekir vuole sterzare, non arriva nessuno al rimorchio, le finte di Fekir, si libera adesso Ben Yedder dentro l'area, riceve il pallone e calcia per il 4-3 del Monaco che la ribalta e finisce la partita. Sospiro di sollievo per il Monaco che riesce a vincere in rimonta 4-3 contro il Metz, un gran Metz che si è venuto a giocare questa partita al Louis II, un Monaco in questo momento della stagione che ha le crisi di identità, ma spero che sia una vittoria per come arriva soprattutto fondamentale in vista del rilancio, soprattutto in vista della Champions. Cambiamo atteggiamento, torniamo a essere carichi perché adesso la testa, che forse è già da qualche settimana lì e sarebbe grave visto che l'obiettivo è lo scudetto, è al Dortmund. We'll be right back.
Siamo in Germania e c'è aria di casa, perché questo stadio lo conosciamo bene. Era FIFA 19, 2 anni sulla panchina del Dortmund. Quanto basta per un campionato e per una Champions vinta contro il Manchester City? La stessa Champions che torna oggi con l'ottavo di finale, da una parte del tabellone si è già giocato, in realtà mancano 2 match che sono quelli tra Liverpool e Roma, e appunto questo qui, tra il nostro passato, il Borussia Dortmund, e il nostro presente, il Monaco, inno della Champions e poi magia. Sempre bello sentirlo l'inno della Champions, chissà che ci carichi in vista della seconda parte di stagione, quella decisiva, indipendentemente da quello che succederà stasera o al ritorno o eventualmente ai quarti se dovessimo passare. Il focus è sul campionato, è l'unica cosa che ci interessa realmente, poi verrà quello che verrà e sarà tutto guadagnato. Sentite l'inno del Dortmund e soprattutto leggete la formazione. C'è un unico diffidato che è Erling Braut Haaland. C'è Chiesa in panchina, c'è mezza Juventus praticamente in questo Dortmund, considerando anche Rabiot. C'è Wijnaldum a centrocampo, Sancho che chiaramente non è ancora partito direzione United. Insomma, hanno tanta qualità. Noi invece abbiamo 2 diffidati che sono Pogba e Fode Baloturé, ma soprattutto l'11 stratitolare, e quando dico stratitolare includo anche il faraone Stefan El Shaarawy, che ormai è nell'11 da qualche settimana. E allora si può passare la musica sul Westfalenstadion, sul Signal Iduna Park, perché è cominciato l'ottavo di Champions. Apre su Baloturé, subito movimento di Ben Yedder, che apre El Shaarawy di ritorno, manda in porta il capitano che si è mosso subito bene, guarda il portiere, Ben Yedder, rulli, poi sta arrivando Doku, rimpallo e calcio d'angolo, primo squillo del Monaco, ricomincia da Benjamin Lecomte che rinvia lungo quanto può e bene su El Shaarawy, stop, Pogba verticale, Ben Yedder, occhio che c'è Fekir completamente solo in mezzo, visto e servito, un po' lentamente, quindi deve aprire verso Doku, che ha mancato il pallone. Movimenti dei compagni, la tiene Stefan, poi serve Pogba, pallone lento, se lo riprende il polpo, quindi Touré, Fekir di ritorno in area per Touré che è defilato, incrocia, rulli, apertura in zona Jeremy Doku, sterza e lavora di suola, sovrapposizione di Florenzi, Doku la porta e serve Pogba, movimento di Ben Yedder, c'è Fekir che va dentro, servito, buon pallone, di ritorno ancora, Ben Yedder! Segna! E chi se non lui, per il gol dell'1-0, ce l'ha scritto sulla maglia e porta avanti meritatamente il Monaco a casa del Borussia Dortmund. Si porta a spasso Paulista, lo fa la grandissima Ben Yedder, che poi apre in zona Doku, scopertissimo il Dortmund, può salire Jeremy in area, ancora Doku dentro il pallone, Fekir! Fekir! A 4 dall'intervallo per il 2-0 di un Monaco spaventoso! Fekir, occhio che si butta dentro il colpo, morbido Fekir per Pogba, stop e destro! Rulli! Paratona! E allora al 92esimo il Borussia Dortmund ha un ultimissimo pallone da mettere dentro. Punizione di Haaland, morbida, mette fuori Tchouaméni, Doku con lo stop, non perfetto, quindi Dendonker! Gli regaliamo il gol del 2-1 che innanzitutto cambia la situazione in vista del ritorno. Ma poi soprattutto è una partita che è finita, che hai dominato e io devo arrabbiarmi anche oggi, è incredibile. Incredibile. Qui Doku si addormenta, io avevo già allontanato il pallone. Fa niente. Adesso l'arbitro fischia, chiaramente, finisce 2-1 e finisce molto bene questo episodio, perché dobbiamo rimanere soddisfatti per la vittoria e per il dominio assoluto. Lezione di calcio in casa della Borussia Dortmund. Tutto aperto e forse questo ci fa bene anche psicologicamente. In vista del ritorno non ci togliamo il vizietto del gol subito e questo non è un problema, è una tragedia, perché poi molte partite in campionato avete visto come vanno a finire. Comunque ci salutiamo con questa classifica, meno 12
dal Paris Saint-Germain a 12 partite dalla fine del campionato. Serve un miracolo. E allora ditemi nei commenti, secondo voi, se riusciremo a vincere lo scudetto oppure no. L'appuntamento è a sabato con il prossimo episodio. Ciao!